Dimmi Tiresia, nel regno dei morti è un brano tratto dal nono libro dell'Odissea. Eravamo arrivati fino appunto a Circe, e la stessa Circe che diventa aiutante, vi ricordate di Odisseo, gli dà delle raccomandazioni. Per esempio, una di quelle che, raccomandazioni che lei darà, poi la prossima volta, quando leggeremo le sirene, anche altre raccomandazioni. Una delle raccomandazioni che gli dà è quella di andare nel regno dei morti. In realtà, l'esperienza del regno dei morti, che vediamo adesso con l'Odissea, è completamente diversa a quella che vedremo nell'Eneide, quando Enea scenderà proprio nel regno dei morti. E nel senso che praticamente non è che va in un posto. Sì, è vero, diciamo che ci sono dei luoghi in cui diventa più facile mettersi in comunicazione con i morti, ma appunto può solamente sperare di mettersi in comunicazione con i morti, devono essere i morti a venire in un certo senso da lui, mentre invece vedremo che Enea va lui, no, dalle anime dei morti. Invece adesso i morti devono essere richiamati. I suggerimenti di Circe sono utili proprio per capire come comunicare con i morti, e questo lo vediamo all'inizio del brano. Infatti dice: tutto il giorno restarono tese le vele mentre correva sul mare. Il sole calò e tutte le strade sombravano, ed essa giunse ai confini dell'oceano profondo. Quindi, insomma, è giunto nelle case ammuffite di Ade, insomma, Ulisse, e nel luogo esatto indicato da Circe. Cioè, Circe ha detto: vai in questo posto esattamente, no? E arriva quindi in questo posto. Ovviamente per gli antichi, soprattutto per i greci, tutto quello che riguardava il mondo dei morti era qualcosa di lugubre, di funereo, di tenebroso, di negativo. Ecco perché qua dice: le strade si sombravano, no? Quindi le strade si oscuravano, no? La nave di Odisseo, sospinta da un vento favorevole suscitato da Circe, giunge laddove è possibile, dicevamo, comunicare con i morti. Un luogo non meglio precisato, dove vive un popolo immaginario, come vedremo adesso. Ma ricordiamo questo aspetto fondamentale, che Circe prima era oppositrice, aveva addirittura trasformato i compagni di Ulisse in maiali, no? E poi invece diventa aiutante, li ospita per un anno e dà loro dei importanti suggerimenti e consigli per il viaggio. È importante che Ulisse vada da Tiresia, perché Tiresia può dirgli finalmente quale sarà il suo futuro. Laggiù sono il popolo e la città dei Cimmeri. Ecco, i Cimmeri sono proprio questo popolo immaginario che abita le terre prive di luce vicine al regno dei morti, avvolti da nebbie e da nuvole. Quindi abbiamo detto l'oscurità, la tenebra, le nuvole sono ciò che caratterizzano, che connotano, insomma, il regno dei morti. Mai il sole splendente li guarda con i suoi raggi, mai arriva la luce in questo luogo tenebroso che è appunto il regno delle tenebre, dell'oltretomba. Né quando sale nel cielo stellato, né quando volge dal cielo al tramonto. Quindi non si vede né sorgere il sole e neanche tramontare. Ma sugli infelici mortali si stende una notte funesta. È la notte, la tenebra assoluta della morte. Abbiamo detto che i greci avevano una visione negativa dell'oltretomba, della morte, a differenza ad esempio degli egizi, no? Oppure, so, dei cristiani, eccetera, o dei musulmani, no? Non vedevano nella morte una possibilità di riscatto, di pace, di serenità, di paradiso, eccetera. Assolutamente no, i greci. Quando poi faremo Virgilio l'Eneide, vedremo invece la concezione dell'oltretomba per Virgilio, che è leggermente diversa appunto rispetto a quella tenebrosa dei greci. Lì arrivati approdammo e sbarcammo le bestie, nel senso che Circe aveva dato loro, aveva detto di procurarsi un montone e una pecora dal vello nero, perché le anime dei morti potevano essere richiamate solo così, solo se si sacrificavano degli animali che erano scuri, insomma, neri, insomma, di pelle. Poi andammo lungo il corso di oceano finché fummo al luogo indicato da Circe.
È un posto lontano, lontanissimo, ecco perché si dice l'oceano, ai confini dell'oceano profondo, vi ricordate, c'era scritto nel verso 13, quindi un luogo lontanissimo. Lo studioso Berard pone la reggia di Circe al promontorio Circeo e individua l'ingresso dell'Ade nei campi Flegrei, in Campania, presso il cratere spento di Averno e il lago Lucrino. Però questa è una sua interpretazione, perché altri invece hanno detto no, è andato ai confini del mondo conosciuto, Ulisse, appunto, dove c'è l'oceano, no? Per parlare con i morti. Perimede ed Euriloco, sono dei compagni di Ulisse, fermarono in quel punto le vittime, cioè misero lì gli animali, no? Gli hanno detto il montone e la pecora. No? Io, tratta l'aguzza lama, ricordate che. Chi è che stava parlando? Chi è che sta raccontando? Ulisse ad Alcino, al re dei Feaci. Ricordate che questi capitoli sono una specie di flashback, un excursus, un discorso che sta facendo Ulisse, no? Al re dei Feaci, Alcino, a sua figlia Nausicaa, eccetera. Io tratta l'aguzza lama contro la coscia, cioè si intende quindi che la lama pendeva lungo la sua gamba, la sua coscia. Scavai una fossa di un cubito. Ecco, bisogna seguire il rito esattamente come è prescritto, come è stato suggerito anche da Circe. E questa buca deve essere scavata, deve essere esattamente di questa misura, la misura di un cubito. Il cubito è un'unità di misura corrispondente a circa 45 centimetri. Piccola, piccolissima, una buca piccolissima. Scava questa buca piccolissima per parlare con i morti. Ma deve essere esattamente di un cubito, no? Non può essere No, né 45 centimetri non è. un quadratino, scava un quadratino di terra, basta, ecco, tutto qua. E in questo quadratino, come vedremo, versa il sangue di questi animali sacrificati. Basta, questo è il modo per comunicare con le anime dei morti, in quel luogo lì però, non è che possiamo metterci a scavare qui, da qualche parte nel giardino, una buca di 45 centimetri e parliamo con i morti, no? Bisogna seguire il rito esattamente nel posto giusto, indicato, eccetera. In un senso e nell'altro. Quindi deve essere di 45 centimetri in tutti i lati. E versai intorno un'offerta per tutti i defunti. Mezzo metro quadrato circa, insomma, di terra. Versai intorno un'offerta per tutti i defunti. Prima di latte e miele, dopo di dolce vino. Poi una terza di acqua, la cosparsi di bianca farina d'orzo. Ecco, il rito prevede che in questa buca si versino anche tutte queste cose, offerte per i defunti. E qui possiamo anche riflettere sulle tradizioni e sulle usanze che certe volte prevedono, ad esempio nel tempo dei morti, quindi all'inizio di novembre, di lasciare qualcosa da mangiare ai defunti. Forse è rimasto qualcosa delle antiche credenze pagane. Feci voto con fervore, quindi chiesi, no? Implorai queste anime dei morti, alle teste senza forza dei morti, di immolare giunto ad Itaca in casa la migliore vacca sterile e colmare di doni opulenti la pira. Cioè, praticamente dice, care anime dei morti, adesso venite a parlare con me, io in cambio, quando ritornerò in patria, quando ritornerò ad Itaca, farò un sacrificio in vostro onore, quindi immolerò, sacrificherò, una volta giunto a casa, la migliore vacca sterile, la mucca quindi, sterile, senza che non ha fatto dei vitelli, e colmare di doni opulenti la pira, quindi farò un fuoco, la pira, no? In cui ci saranno ricchi doni, per esempio, allora nei riti, gli antichi, bruciavano la carne, no? Agli dèi, oppure in questo caso dicevamo alle anime dei morti. E di immolare a Tiresia, a lui solo, il montone tutto nero che nelle mie greggi spicca di più. Una volta che arriverò a Itaca, sacrificherò il montone del mio gregge tutto nero perché abbiamo detto che le anime dei morti prediligono, preferiscono gli animali dal vello nero, no? Se dobbiamo sacrificare che ne so, a Zeus piuttosto che a Era o ad Afrodite, allora prendiamo un bel animale anche bianco, bello
splendente. Ma se dobbiamo sacrificare le anime dei morti, ricordiamoci di usare un animale dal bello nero. E uno proprio lo dedicherò a Tiresia, solo a lui, solo all'anima di Tiresia. Chi è? È un grande indovino, è un grande sacerdote che compare più e più volte non solo nell'Odissea, ma anche in altri testi epici. Quindi ed era importante perché conosceva il futuro. Lo conosceva quando era vivo, ancora di più lo conosce quando è morto. Pertanto può dare delle indicazioni importanti a Ulisse sul proseguimento del suo viaggio e sul suo futuro, sul suo destino. Dopo aver supplicato le stirpi dei morti con voti e preghiere, afferrai e scannai sulla fossa le bestie. Ricordate quel montone, quella pecora? Adesso sono sacrificate, sono uccise, ammazzate esattamente lì dove c'è la buca, no? Perché poi il sangue deve colare dentro la buca. Fosco come nube il sangue scorreva, quindi sgozza e esce fuori il sangue, no? Da queste vittime sacrificate. Dall'erebo si accalcarono le anime dei morti defunti. Immediatamente, appena fu versato questo sangue, ecco che dall'erebo, quindi dicevamo dall'oltretomba, l'Ade, erebo infatti significa buio, e quindi insomma dal regno dei morti salgono su, fino alla superficie, i morti, solo se si sacrificano degli animali, seguendo il rito, eccetera, eccetera. Donne, giovani, vecchi provati da molto dolore, tenere spose con acerbo strazio nell'animo, molti squarciati da armi di bronzo, uomini uccisi in battaglia con le armi lorde di sangue. Le anime dei morti compaiono adesso, si accalcano, si può dire, no? Per bere questo sangue, no? Possono farsi vedere solo se si è versato il sangue di questi animali. Ma sono indistinti, è un gruppo di anime di morti in cui ci sono mescolati insieme bambini, donne e anche magari guerrieri morti sul campo di battaglia con le armi sporche di sangue. S'aggiravano in folla attorno alla fossa, chi di qua, chi di là, con strano gridio, quindi con urla. Mi prese una pallida angoscia. Ecco, l'angoscia è pallida perché provoca pallore. Cioè, si diventa bianchi, uno sbianca di paura, no? Allora ordinai ai compagni, incitandoli, di scuoiare e bruciare le bestie che giacevano uccise dal bronzo spietato e pregare gli dèi. Ade possente, la tremenda Persefone, e intanto, tratta l'aguzza spada lungo la coscia, mi appostai e impedii che le teste senza forza dei morti si accostassero al sangue prima di interrogare Tiresia. Ecco, spieghiamo quindi bene adesso che cosa succede. Primo, comanda Ulisse e i suoi compagni di scuoiare e di bruciare le bestie, quelle bestie che sono state immolate e sacrificate, uccise dal bronzo spietato, uccise dalla spada, no? La spada spietata è una metonimia. Quest'anno studieremo anche queste figure retoriche, no? Quando si dice bronzo al posto di spada, pertanto al posto di una cosa si dice la materia con cui è fatta quella cosa, la materia per l'oggetto, abbiamo una metonimia. E poi dice, ecco, come dire, il ferro, per esempio, anche il ferro al ferro al posto della pistola o della spada, anche il ferro, no? Ma qui ovviamente il bronzo perché siamo teoricamente nell'età del bronzo, no? Anche se abbiamo studiato, ricordate che invece l'Odissea è stata scritta quando il ferro ormai era già conosciuto. Ecco, e dice, ordina ai compagni anche di pregare gli dèi. Ma quali sono gli dèi da invocare qui, nel regno dei morti? Evidentemente il re dei morti, che è Ade, possente, il fratello di Zeus e di Poseidone, tremendo, no? Che governa il regno dei morti. E la tremenda Persefone, anche sua moglie è tremenda, se è la regina dei morti, è tremenda, è orrenda anche lei. Persefone è infatti la figlia di Cerere che è stata rapita da Ade perché si è innamorato di lei, insomma, Ade, e l'ha portata con sé nel regno dei morti per farla regina dei morti. Intanto tratta l'aguzza spada lungo la coscia, l'abbiamo già detto. La spada la pende lungo la coscia, la prende di nuovo la spada. Questa volta perché la prende? La prende per allontanare tutte le altre anime. Perché? Perché deve parlare con Tiresia. Ora, praticamente, le anime per parlare devono prendere questo sangue, no? Che è stato sacrificato.
Ora, se lo prendono queste altre anime, poi non può più parlare Tiresia. E invece bisogna dare la parola a Tiresia. Ecco il motivo per cui si dà così tanto da fare Odissio. Ora, Vinicio Capossela, che è un cantautore, ha scritto una canzone che poi è stata inserita in un CD intitolato Marinai, Profeti e altro, insomma. Ha scritto una canzone su questo incontro fra Ulisse e Tiresia. E allora, anche se qua non ci sono i versi dell'Odissea in cui Ulisse parla a Tiresia, questi versi dell'Odissea li sostituiamo con la canzone di Vinicio Capossela. Dimmi Tiresia, dal regno dove mai nessuno si è recato, versami sangue, scavami un botro, un buco, una fossa, un buco per sbirciare tra il mio destino e il fato. Bevi mio sangue, che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato. Meglio sapere o non sapere, aver la conoscenza. Sapere o non sapere, quello che poi mi sporcherà. Dimmi Tiresia, affido a te il mio viaggio, alla tua sentenza. Tu che già sai il mio cammino, sapere o non sapere se la donna mia mi aspetta o se è fedele, sapere o non sapere. Dimmi Tiresia, quali stratagemmi dovrò ordire, in quale forma mi dovrò nascondere. Dimmi Tiresia, ma è meglio sapere o non sapere e non poter più credere. Sapere poi dovere, portare fino in fondo il compito. Dimmi Tiresia, è duro profetare, la conoscenza è distanza che separa. La fatica di conoscere è più grande fatica di essere creduti. Dimmi Tiresia, tu che dimentichi e ricordi e poi dimentichi e così purifichi, che mi servirà sapere mio destino. Già deve compiersi e poi non essere più creduto dai compagni, soltanto dai segni nei sogni. Dimmi Tiresia, togli la sete, conoscilo e poi scordalo, bevi di questo lete, cioè bevi quest'acqua, conoscilo e poi scordalo. Scienza è niente senza fede, conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede, la conoscenza è niente senza fede. Il lete, il fiume della dimenticanza, infatti dice, bevi di questo lete, conoscilo e poi scordalo, dimmi questa cosa e poi dimenticati di quello che mi hai detto. Vai oltre il ritorno, porta sulle spalle un remo, abbandona la casa e vai errante nel sole, fino a gente che non batte il dorso del mare, che non conosce i cibi conditi col sale, che confonderà il remo con un ventilabro, un rastrello per spargere intorno sementi, per pettinarle nelle crine dei venti. Lì lo poserai, offrirai sacrifici, la morte ti coglierà dal mare, consunto da splendente vecchiezza, tra gente felice attorno,
questo ti dico, senza tema né dubbio. E questo era il brano di Vinicio Carrà. Avete visto che la gran parte del brano era Ulisse che parlava a Tiresia. L'ultima parte, che non è cantata, ma è recitata, diciamo così, è invece la parte di Tiresia, della profezia di Tiresia, che abbiamo riassunto. E adesso qua invece leggiamo per esteso, no? Cioè, Vinicio Capossela ha riassunto, adesso invece leggiamo per esteso che cosa dice Tiresia a Ulisse. E venne poi l'anima del tebano Tiresia. Ecco, siamo arrivati qua, al verso 90 del libro 9. Stringendo lo scettro d'oro, mi riconobbe e mi disse. Attenzione, lo scettro d'oro è simbolo del potere sacerdotale. Tiresia è un veggente, ha il dono di predire il futuro. Ecco che cosa vuol dire veggente. È un profeta. Profeta è un'altra parola che deriva dal greco, profemi. Quindi dico prima, in sostanza. Le facoltà divinatorie sono riservate a una divinità. Vi ricordate, per esempio, l'anno scorso abbiamo letto il brano del dio Proteo che profetizza a Menelao, spiega che fine hanno fatto Agamennone, tutti gli altri eroi che sono tornati in patria, e dice a Menelao che Ulisse è ancora vivo, è tenuto sull'isola di Ogigia, insomma, da Calipso. E così Menelao può ritornare ad Itaca consapevole, no? Poi abbiamo visto Calcante, che è un profeta presente nell'Iliade, no? Ecco, Tiresia quindi era famoso per le sue capacità divinatorie. E parla così. Adesso può parlare, perché beve il sangue di quelle vittime. E venne poi l'anima del tebano Tiresia e disse, divino figlio di Laerte, Ulisse figlio di Laerte, che è ancora vivo Laerte ad Itaca, il vecchio Laerte. Odisseo pieno di astuzie è un epiteto formulare, perché Ulisse si caratterizza soprattutto per la sua astuzia, per la sua metis, l'intelligenza. Vi ricordate quello che abbiamo spiegato l'anno scorso? Perché mai, infelice, lasciata la luce del sole, perché per venire qui a parlare comunque con le anime dei morti, bisogna andare nelle tenebre, no? Perché sei venuto a vedere i defunti e questo tristissimo luogo? Orsù, dalla fossa allontanati, togli la guzzo brando, sposta quella spada. Ricordate che aveva brandito la spada per allontanare le altre anime, ma adesso è arrivato Tiresia, quindi può allontanare la spada. Perché beva di questo sangue e ti dica parole veraci. Disse così, e io arretrando infilai nel fodero la spada con borchie d'argento. Appena bevè il fosco sangue, non appena bevve, smise di bere, insomma, il sangue fosco, perché scuro, insomma, non appena aveva bevuto, insomma, questo sangue, mi parlò allora con queste parole l'esimio veggente, esimio nobile, eccelso, grande profeta. Desideri un dolce ritorno, illustre Odisseo, ma te lo farà aspro un dio. Purtroppo questo ritorno non sarà così agevole, perché credo che non sfuggirai al dio Scuotiterra. Il dio Scuotiterra era Poseidone, il quale, oltre a essere dio del mare, era anche dio dei maremoti e dei terremoti. Secondo gli antichi, anche i terremoti venivano dal mare, no? Non sapevano, non avevano le conoscenze scientifiche che abbiamo noi, no? Sappiamo, vi ricordate che Poseidone era ostile a Odisseo, poi soprattutto dopo che aveva accecato suo figlio Polifemo. Non sfuggirai al dio Scuotiterra, ci saranno altre tempeste che sconvolgeranno te, le tue navi, i tuoi compagni, che con te nell'animo in collera sdegnato perché gli accecasti suo figlio. Quindi non potrai sfuggire alla sua ira. Certo, non potrà ucciderti, l'unica cosa che non farà sarà ucciderti, quello non potrà farlo, no? Ma tutto il resto che ti potrà fare di male te lo farà Poseidone. Ma anche così potresti arrivare. Non tutto è prestabilito, a quanto pare. L'uomo può agire per migliorare la sua sorte, pur subendo sventure, se sai trattenere l'animo tuo e dei compagni.
questa è una cosa importante, perché ricordate che i greci essenzialmente erano fatalisti. Pertanto, per loro il fato aveva un potere straordinario, che era addirittura anche al di sopra degli dei, perfino al di sopra di Zeus. Ma a quanto pare, se tu e i tuoi compagni, no, vi comportate nel modo retto, corretto, potete raggiungere la patria. Appena avrai spinto la nave ben costruita sull'isola della Trinacria, che evidentemente è l'isola della Sicilia, sfuggito, evidentemente, dico evidentemente, però attenzione, che come il paese dei Cimmeri, così anche sulla Trinacria discutono gli studiosi. Ecco. Sfuggito al mare viola, viola quindi per il colore delle acque profonde, è perché incute comunque paura, no? E troverete anche nel film, come si chiama quel film? Inside? Quello che esce oggi, eh? Inside Out, che esce oggi, la paura è viola comunque, no? Troverete le vacche al pascolo e le gregi pingui del sole. Andrete nelle terre del Dio Sole, troverete delle mucche a pascolare, le gregi pingui, quindi grasse del Dio Sole, che vede ogni cosa e sente ogni cosa, è il Dio Iperione, no? Di cui si parla sin dall'inizio dell'Odissea. Se queste le lasci illese, attenzione, questo è complemento oggetto, se tu lasci illese queste vacche, queste mucche, e pensi al ritorno, potrete ancora arrivare ad Itaca, pur subendo sventure. Quindi è necessario lasciare intatte queste mucche, perché sono dedicate al Dio Sole, insomma, quindi non si può, non sono intoccabili, non possono essere toccate. Se però le molesti, se per caso tu le danneggi, quindi le colpisci, tu e i tuoi compagni, le uccidete, eccetera, allora prevedo rovina per te, per la nave e i compagni, e tu, seppure ne scampi, tardi ritorni, è male. Quindi se invece ucciderete queste mucche, tu tornerai tardi, effettivamente quello che accadrà, insomma. I compagni di Ulisse ammazzeranno queste mucche. Quindi lui, proprio quando la sua nave ormai sarà in vista di Itaca, sarà travolto da una tempesta tremenda, per cui tutti i suoi compagni moriranno. E lui si salverà quasi per miracolo, aggrappandosi ad una zattera, insomma, al relitto della nave, e sarà trascinato così dalla corrente fino all'isola di Ogigia, dove dovrà stare però per 6 o 7 anni, no? Quindi il ritorno in patria sarà molto ritardato per la nave e per i compagni. E tu, seppure ne scampi tardi, ritorni a male, perduti tutti i compagni sopra una nave straniera. La profezia di Tiresia si avvererà, perché Ulisse ritornerà ad Itaca sulla nave dei Feaci, la nave che gli presteranno, gli regaleranno, insomma, i Feaci. Alla fine di questo racconto, quando Ulisse chiederà aiuto, i Feaci, che sono stati molto ospitali, gli daranno una nave con la quale quindi potrà finalmente raggiungere la sua terra, l'isola di Itaca. Perché tutte quante le sue navi invece sono state distrutte dalle tempeste. E a casa trovi dolori, uomini prepotenti, proci, che ti divorano i beni, corteggiando la sposa divina, Penelope, e facendole doni. Ma, tornato, tu punirai la loro violenza. Ecco la profezia di quello che sarà anche la seconda parte dell'Odissea. Ricordate che dal 13° al 24° libro il ritorno di Ulisse ad Itaca e quindi la vendetta contro i proci. Ma tornato, tu punirai la loro violenza e quando nelle tue case i pretendenti li hai sterminati con l'inganno o a fronte con l'aguzzo bronzo, prendi allora il maneggevole remo e va. Ecco, qua ci ricolleghiamo a quello che era il testo della canzone di Vinicio Capossela. Quindi, non solo Tiresia profetizza quello che viene raccontato nell'Odissea, cioè il ritorno di Ulisse, la vendetta contro i proci, eccetera, ma anche quello che capiterà a Ulisse dopo. Tu cosa farai dopo? Dopo prenderai nuovamente la nave. Ecco qua,
abbiamo da riflettere su una cosa fondamentale. Che cosa succede a Ulisse dopo che ammazza i proci? Perché secondo alcune versioni del mito rimane a Itaca sempre fino a quando diventa anziano, senza prendere mai più il mare. Invece, secondo altre versioni, perché ricordate che in Grecia non c'era un libro sacro, quindi non c'era un'unica versione delle storie o delle leggende originarie. Quindi, secondo Tiresia, invece, prenderà nuovamente il largo, prenderà nuovamente il mare. E poi l'anno prossimo vedremo una terza versione, cioè quella di Dante che dice che Ulisse varca le colonne d'Ercole verso la montagna del Purgatorio. E allora, tu allora prendi il maneggevole remo e va. Altri viaggi! Non sono finiti a quanto pare i viaggi di Ulisse, no? Perché lui è portato, è naturalmente portato all'avventura e quindi non può finire lì tutto una volta che ritorna da sua moglie. Prendi allora il maneggevole remo e va, finché arrivi da uomini che non sanno del mare, che non mangiano cibi conditi col sale. Questa parte l'abbiamo praticamente cantata prima, non so se vi siete resi conto. Cioè, incontrerai degli uomini selvaggi, selvatici, incivili, insomma, possiamo dire. Gente che, insomma, continua a... Che non conoscono navi dalle gote purpuree né i maneggevoli remi che sono per le navi le ali. Gente che non conosce neanche la navigazione, che non è capace neanche di costruire delle barche, delle navi, no? Neanche i maneggevoli remi che sono per le navi le ali. Attenzione a questo epiteto strano, infatti ha detto navi dalle gote purpuree. Con l'epiteto dalle gote purpuree. Le navi sono denominate così perché le fiancate delle navi erano dipinte di rosso minio, ecco quindi perché le gote purpuree. Bene, allora, dicevamo, vai da queste popolazioni così selvagge, non conoscono il mare e quindi addirittura non mangiano neanche i cibi conditi col sale, perché non prendono il sale dal mare, non lo conoscono il mare, non navigano e quindi neanche condiscono i cibi col sale. E ti dirò un segno chiarissimo, non potrà sfuggirti. Quando un altro viandante, incontrandoti, dirà che tu hai un ventilabro sull'illustre spalla, allora confitto a terra il maneggevole remo e offerti bei sacrifici a Posidone, Signore, un ariete, un toro e un verro che monta le scrofe, torna a casa, sacrifica sacre ecatombi agli dei immortali che hanno il vasto cielo. Quindi tu incontrerai un viandante. Questo tale viandante, incontrandoti, dirà che tu hai un ventilabro sull'illustre spalla, dirà insomma che tu hai quella pala che gli antichi usavano per separare il grano dalla pula. Allora non avevano, che ne so, la mietitrebbia, la trebbiatrice, eccetera, no? E quindi usavano questi arnesi, questi utensili, no? A questo punto, confitto a terra il maneggevole remo, e questi qua sono ignoranti, non sanno che tu quello che porti sulle spalle non è un ventilabro, ma è un remo. Allora tu configgi a terra quel remo lì e inizi a fare dei sacrifici a Poseidone per placarlo, perché è sempre lui, insomma, il dio che ti è ostile. Quindi sacrificagli un ariete, un toro e un verro che monta le scrofe, quindi un cinghiale, insomma. Torna a casa e sacrifica sacre ecatombi. Le ecatombi erano un sacrificio di 100 buoi, comunque in generale per dire un grande sacrificio solenne, agli dei mortali che hanno il vasto cielo, a tutti con ordine. Per te la morte verrà fuori dal mare. A questo punto finalmente potrai godere della tua meritata serenità vecchiaia, insomma, così serenamente da coglierti consunto da splendente vecchiezza. Morirai quindi di vecchiaia. Intorno avrai popoli ricchi. Questo senza errore ti annunzio. Questa è la profezia di Tiresia che del resto avevamo anche ascoltato prima, un po' sintetizzata da Vinicio Capossela. Ti dico senza tema né dubbio, senza errore ti annunzio. Vedete che ha proprio quasi tradotto questi ultimi versi del brano. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org.
E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.